Ringrazio anch'io tutti i presenti, partendo dall'associazione di cui noi facciamo parte, la Confcommercio Como. Ringrazio tutti i miei colleghi. Ringrazio Mulini Lario che come partner anche in questa avventura ci ha dato un grosso supporto e una grossa mano. Ringrazio di nuovo tutti i miei colleghi panificatori che si sono adoperati e ci hanno messo del proprio tempo, ma anche tanto tempo per organizzare, preparare, lavorare durante i giorni della manifestazione di Risto Expo. E come ha accennato prima il nostro direttore, tutti gli anni diamo in beneficenza il ricavato che raccogliamo tramite la vendita di quello che produciamo durante la manifestazione in un piccolo laboratorio che allestiamo e il relativo negozio. Quest'anno l'abbiamo dato in beneficenza a Teleton. Però 6.280 euro. È importante per noi essere presente e comunque vicini come anche Confcommercio a queste attività comunque importanti di volontariato, di associazionismo, ma soprattutto per aiutare chi è meno fortunato di noi. Ovviamente Fondazione Teleton è famosa e conosciuta in tutta Italia per la ricerca. Ringrazio ovviamente i panificatori che si sono adoperati per questo e anche ovviamente l'attività che svolge poi quotidianamente Paola con la Fondazione Nonostante che sia un momento di fatica, un momento dove si deve lavorare oltre al loro lavoro giornaliero normale e notturno, c'è una coesione e anche divertimento, perché poi alla fine, quando c'è un discorso di solidarietà, ma soprattutto anche la voglia di fare pane, poi dopo fanno cose buone, che anche i prodotti che vengono fatti sono prodotti di alta qualità e di alta professionalità. E quando il pane, come tante volte è l'alimento principe della tavola, si trasforma in solidarietà, è sicuramente dargli anche quella veste, diciamo, sociale che il pane ha sempre rappresentato sulla tavola di tutte le persone, sulla tavola soprattutto degli italiani.